Allora, come vi dicevo, parliamo adesso del cumetro. Il termine cumetro non ci deve fuorviare. Noi vi ricordo che il Q è il fattore di merito che abbiamo introdotto per gli induttori reali. In realtà il termine cumetro è un nome dato a uno strumento che ci consente di fatto di misurare tranquillamente parte reale e parte immaginaria di qualunque impedenza vogliamo. Ha una buona ampiezza di applicazione perché va bene per in un ampio campo di frequenze fino a qualche megahertz, ci consente di fare misure sia di componenti di qualità elevata, quindi con un Q elevato o con un tangente delta piccolo, sia di elementi più scadenti, quindi con un Q più basso, un tangente delta più basso. Cumetro o metodo di risonanza. Vediamo qual è il principio base di un cumetro. Chiamiamo con E la tensione di alimentazione. Inseriamo una capacità, abbiamo un'induttanza e una resistenza. Cosa intendiamo per fenomeno di risonanza? Il fenomeno di risonanza è quando l'impedenza di questo circuito è puramente ohmica, quindi quando la reattanza induttiva e la reattanza capacitiva si vanno a compensare, quindi quando omega n è uguale a 1 su omega c. Ok? Quindi la pulsazione di risonanza è la radice di 1 su mc. Ok? Cosa succede in condizione di risonanza? In condizioni di risonanza la corrente è pari alla tensione di alimentazione diviso la sola resistenza. Quanto vale la caduta di tensione V ai capi del condensatore? In generale, la caduta di tensione ai capi del condensatore è pari alla corrente per la reattanza capacitiva, quindi diviso omega C. In condizioni di risonanza, quindi quando omega è uguale ad omega 0, al posto di posso scrivere E diviso R. Al posto di 1 su omega c posso scrivere omega 0 L. Ora, se ricordate, omega 0 L non è nient'altro che il fattore di merito di questo sistema. Cioè, se andate a rivedere quando abbiamo parlato di componenti reali, abbiamo visto che se faccio una serie fra un'induttanza e una resistenza, il fattore di merito è pari proprio a omega 0 L diviso R. Quindi la tensione ai capi del condensatore risulta proporzionale al fattore di merito a meno della tensione di alimentazione. Quindi misurando la caduta di tensione sulla capacità, misuro. Allora, in realtà, come faccio a sapere di stare in condizioni di risonanza? Perché la condizione di risonanza sicuramente mi dà la corrente più elevata. Quindi io dovrei mettere un amperometro e vedere quando la corrente è massima. In realtà, vedo quando è massima la VCE, la VC. In realtà, la tensione sul condensatore non è
massima quando è massima la corrente, cioè nel senso che perché avete coinvolte nella caduta di tensione sul condensatore sia la corrente sia anche la pulsazione. In realtà Vc max è circa uguale a Vc0, nel senso si ottiene la omega di Vc max è circa uguale a omega 0. Quindi in realtà, poiché ecco una cosa bisogna dirla quando parliamo di Q-metro, è un misuratore di impedenza che vi ho detto ha un ampio campo di applicabilità in frequenza, un ampio campo di applicabilità in termini di Q, non è un è uno strumento da cui non pretendo particolari precisioni. Quindi quando dico che la condizione si approssima alla condizione di quella pulsazione di risonanza, la pulsazione a cui Vc è massima, questo diciamo lo riteniamo assolutamente accettabile. C'è una formula che lega Vc omega di Vc max a omega 0 in cui compare un fattore moltiplicativo che è del tipo 1 meno 1 su 2q, qualcosa del genere, quando q non è proprio tanto piccolo possiamo ritenerli assolutamente coincidenti. In realtà la modalità con cui si utilizza il Q-metro non è quella diretta, quella che vi ho in questo momento raccontato. Intanto ovviamente dovete immaginare che questo generatore sia ad ampiezza e frequenza variabili, cioè tutte le volte che fate delle misure di impedenza vi interessa poter variare la frequenza e vi interessa poter variare l'ampiezza. Comunque, vi dicevo, non applichiamo il Q-metro in maniera diretta, ma lo applichiamo in maniera indiretta applicando un metodo di sostituzione. Vedete, anche questa volta introduciamo questa tecnica perché ci consente di ottenere delle precisioni più elevate. Vi faccio vedere qual è il circuito. Allora, vediamo un pochino i vari pezzi di questo circuito. Allora, ho un'alimentazione, abbiamo detto questa è un'alimentazione ad ampiezza e frequenza variabili e questo ci consente di fare misure per varie frequenze e variando l'ampiezza del segnale di stimolo. Questo perché a seconda del valore dell'impedenza ci può essere richiesto di fare misure di impedenza a determinate, con determinate tensioni di alimentazione. Con RI ho rappresentato qui la resistenza interna di questo alimentatore, poiché è un circuito su cui ragioniamo, su resistenze, su induttanze, è opportuno evidenziare anche l'impedenza interna, la resistenza interna del nostro generatore.
Poiché ho questa caduta di tensione sulla resistenza interna, io la tensione di alimentazione la devo misurare. Come la misuro? La misuro con uno shunt, questa chiamiamola RS, una resistenza che disegno a quattro morsetti per ricordarci chiaramente che è di piccolo valore. Non solo, la disegno con gli spigoli quadrati e non in maniera triangolare. Questa è una convenzione tutta personale, alcune persone, non proprio di Giovanni Betta, ma insomma, non è, quando andate sulle norme CEI trovate che questi due simboli sono perfettamente equivalenti per la rappresentazione, per il disegno di un resistore. In realtà in molti casi disegna in questo modo un resistore per ricordarci che lo si vuole antinduttivo. Quindi che cosa sto rappresentando qui? Una resistenza che è piccola per R e piccola per L, ok? Quindi una resistenza diciamo che cerchi di perturbare il minimo possibile questo circuito, perché vedete, questo è un circuito in cui ho una resistenza, un'induttanza, una capacità in cui andrò a inserire e disinserire la Z da dover misurare, e in cui mi serve che questa RS non ci sia, ok? Cioè è talmente piccola da consentirci di fare la misura della tensione di alimentazione, perché questa ci consente di fare la misura, sto misurando la tensione di alimentazione a valle della caduta di tensione su RI, quindi la E, chiamiamola E' primo per ricordarci che la E è effettiva sul circuito. Ma quando vado a fare le equazioni di questo circuito, vado a fare i bilanci di impedenze, vado a ragionare sulle risonanze, posso ritenerla trascurabile. In realtà i costruttori di Q-metri vi danno anche il valore di questa resistenza, quindi se proprio uno volesse andare a fare le correzioni, potrebbe anche andare a fare. Allora, prima misura. La prima misura si ottiene cortocircuitando ZX, quindi senza l'impedenza incognita. Senza l'impedenza incognita, che faccio? Vario questa capacità fino a ottenere la condizione di risonanza. Quando sono in condizioni di risonanza, posso scrivere che XL è uguale a XC. E poiché è una prima misura, scriviamo a XC con 1. Quando vado a fare una seconda misura inserendo la ZX, a questo punto vario la capacità fino a ottenere la nuova condizione di risonanza. In questa situazione XL è sempre la stessa, non l'ho cambiata, più XX, questo è uguale a XC2 in condizioni di risonanza. Ora, dice perché ho messo X con X da questa parte? Ovviamente io non so se l'impedenza incognita è di tipo ohmico-induttivo o ohmico-capacitivo. La metto da questo lato. Se alla fine questo valore mi verrà positivo, vuol dire che questa impedenza è di tipo induttivo. Se mi viene negativa, vuol dire che è un'impedenza di tipo capacitivo. A questo punto, poiché non è cambiata la XL, al posto di XL posso mettere XC1. Quindi, mettendo insieme queste due equazioni, posso scrivere che X con X è uguale a XC1 meno XC2, che è uguale 1 su omega C con 1 meno 1 su omega C con 2, che vuol dire ancora omega C con 2 meno omega C con 1 è sotto omega quadro C con 1 C con 2, ovvero C con 2 meno C con 1 diviso
omega cico 1 cico 2. Ho messo omega in evidenza, ho semplificato col quadrato di omega. Quindi vedete che ottengo la misura della reattanza incognita dal valore della pulsazione, della frequenza di alimentazione e dal valore di cico 1 e cico 2 misurati che mi portano in risonanza il primo sistema e il secondo sistema. Quando è che questa misura mi va bene? Quando è che questa misura ha dei problemi? Vediamo se da remoto riuscite a vedere qual è il punto debole di una equazione C con 2 meno C con 1 diviso omega C con 1 C con 2. È una misura? Qualcuno che si lancia? Le misure per differenza vi fanno venire in mente qualcosa? Quando è che le misure per differenza mi creano problemi? Quando i due valori sono molto grandi, sono molto prossime tra di loro. Vi ricordate? Se andate a vedere l'incertezza nella misura di differenza, se andate a vedere la lezione che abbiamo fatto sulle misure, sulla propagazione delle incertezze nelle misure indirette, dicemmo che se avevamo una grandezza che era pari a x con 1 meno x con 2, se vado a fare l'incertezza relativa, vedo che l'incertezza relativa esplode quando le due grandezze sono vicine tra di loro, perché divido per un numero piccolo. Quindi che vuol dire? Vabbè, quello che mi aspetto, cioè se io faccio una misura e poi faccio una successiva misura perturbando il circuito, le cose vanno bene se il circuito effettivamente, se mettendo ZX le cose cambiano. Ok? Che vuol dire? Dire che le cose cambiano mettendo ZX in serie. Vuol dire che omega L deve essere sufficientemente elevato, oppure se fosse capacitivo, 1 su omega C deve essere sufficientemente elevato. Quindi va bene questo tipo di configurazione per induttanze elevate e per capacità piccole. Ovviamente dipende anche da omega, però mediamente c'è questa considerazione da fare. Allora, intanto per adesso sono riuscito a calcolare la parte immaginaria dell'impedenza. Queste due misure mi consentono di calcolare anche la parte reale. Vediamo un attimo. Qui avevamo calcolato che la tensione di Concini era uguale ad E Q, ovvero era uguale ad E omega L diviso R, ovvero E diviso omega RC. Ok? Allora, cosa posso scrivere nella prima equazione? Nella prima equazione posso scrivere che V con 1 è uguale ad E diviso omega R C con 1. Nella seconda misura, V con 2 è uguale a E diviso omega R più Rx per C con 2. Se da questa relazione qui isolo Rx e qua calcolo R, qui calcolo R e mi risulta uguale a E diviso V con 1 omega C con 1. La inserisco in questa equazione e di fatto mi consente di calcolare Rx in funzione esclusivamente delle capacità, delle tensioni sul volmetro
e della pensione di alimentazione. Quindi, di fatto, facendo queste due misure e prendendo nella prima misura C con 1, B con 1 ed E, nella seconda misura C con 2, B con 2, e ovviamente dovrebbe restare assolutamente uguale a prima, insomma, è ovvio che teoricamente può cambiare la corrente assorbita da questo circuito, quindi potrei avere una piccola causa di tensione, nel caso metto la 9 con 1, l'importante è che tutti i valori noti ci consentono di calcolare parte reale e parte immaginaria della mia impedenza. Quindi, come vedete, il Q-metro è uno strumento che mi consente di fare misure di impedenza in generale. E cosa faccio se le induttanze sono piccole o le capacità sono elevate? Io qui ho fatto un metodo di sostituzione serie, ovvero ho introdotto la mia impedenza in serie al circuito. Ma se io la inserisco in parallelo, cosa succede? Allora, la prima misura è analoga a prima, quindi questo ce l'ho cortocircuitato, quindi questa impedenza serie non c'è. E mantengo il circuito aperto. Quindi il primo equilibrio è lo stesso di prima, dove posso calcolare queste equazioni. Cosa succede se io vado a inserire ZX? Questa ZX, di fatto, se questa RS è effettivamente piccola quanto abbiamo detto, è come se fosse in parallelo a RL. Quindi, qui anziché scrivere XL più XX uguale XC2, devo fare XL parallelo XX uguale XC2. Sviluppo i calcoli e ottengo la possibilità di calcolare, confrontando le due situazioni, parte reale e parte immaginaria dell'impedenza. Ovviamente in questo caso che cosa mi servirà? Mi servirà che l'inserimento di una impedenza incognita in parallelo deve risultare perturbante nel circuito, cioè questi metodi per sostituzione funzionano bene se quando vado a introdurre l'elemento di novità il sistema cambia, altrimenti questi confronti diventano inefficaci. Allora, quando è che un'impedenza in parallelo è significativa? È significativa quando, se induttiva, quando l'induttanza è piccola, se è capacitiva, quando la capacità è grande. Ecco che a seconda del valore di induttanza e capacità con cui ha a che fare, mi può convenire inserire in serie o in parallelo. Quindi, è uno strumento quando lo comprate, tutta questa parte è tutta chiusa dentro uno scatolotto e avete soltanto quattro morsetti, due per inserire l'impedenza incognita in serie, due per inserire l'impedenza incognita in parallelo, anzi, poiché uno dei punti è comune, sono tre morsetti, perché come vedete questo morsetto qua è identico per entrambe le configurazioni e poi vi trovate delle manopole per variare il valore delle capacità e dei display per misurare, che vi misurano direttamente, ci sono all'interno, generalmente già dotata di due voltmetri. In realtà, come sempre, questi strumenti vi consentono, qualora vogliate ottenere precisioni più elevate, di utilizzare non il voltmetro contenuto all'interno dello scatolotto, ma un voltmetro vostro. Quindi accanto alla possibilità di avere la misura di V con C e di E direttamente fornite dal sistema, vi consente di collegarvi in parallelo e inserire, diciamo, degli strumenti vostri. Vi dicevo, RS, volendo, la potete sempre inserire, se è nota, la potete inserire all'interno di questi schemi. Quindi qui anziché mettere R, mettete R più RS, e analogamente qui R più RS. Quindi, diciamo, si può anche correggere il valore di resistenza e di induttanza con i valori forniti al costruttore, qualora
si voglia ottenere una precisione più elevata. Per quanto riguarda misure con il cumetro, non avrei altro da aggiungervi, quindi interromperei la registrazione di oggi e